Oddio! Me ne sono arrivati altri! Oh mio Dio! Ci sono. Allora, me ne sono arrivati altri. Uno della Super Street, sempre della Turner Crate. Poi due uguali, cioè non uguali, dentro c'è roba diversa, però sono uguali comunque. E niente, possiamo iniziare l'unboxing. E niente, possiamo iniziare l'unboxing con direi... Ah, sono già aperti perché non avevo le forbici qui, quindi l'ho dovuto tagliare da un'altra parte. Volevo solo controllare cosa c'era dentro. E iniziamo. Primo. Vediamo, eh. È bello che io le ho tagliate, però non so... Non so come si aprono, ok. Ok, ora c'è di nuovo il fogliettino dell'altra volta. Allora, vediamo cosa c'è. Una maglia. Vediamo. Non vedo. Madonna. Ma che figa. Cioè, ci sono delle magliette troppo belle comunque. Cioè, dopo magari la indosso e vediamo com'è. Poi questo. Questo qui è sempre maniche corte. No, maniche... A metà manica, ecco. Questo è così. Dietro c'è scritto Haggard. Lasciamo qui. No! L'S2000! Di Suki. No, che bello. Questo qui me lo metto nella collezione. Che ho già l'Eclipse. Uno stemma della Mazda. Cioè, uno stemma, l'adesivo della Mazda. Poi, un altro adesivo. Cos'è questa? Una spilla. Una spilla con su scritto Mint. Poi, una carta da gioco, quello che ho fatto vedere ieri. Ieri, l'altra volta. Un'altra spilla. Ah, ma credo che sia... Si è staccata. Vediamo. Sì, si era staccata. Infatti, adesso va bene. È caduto tutto. Un cacciavite. Perché c'è... Vabbè, mi serve sempre il cacciavite, quindi... Poi, un altro panno per la polvere. Sto facendo la collezione, intanto. Già, ne ho uno già in macchina, quindi... Ok, lo mettiamo via. L'arbre magique... Tipo con una MX5, non so se si vede. Sì, si vede, ok. Secondo su scritto Mint. Tutto della Mint oggi. Un poster. Che figate però queste cose. Passiamo al secondo. Vediamo. È uguale. Ragazzi, è uguale. Io ne avevo chiesto un altro. Ma è uguale. Cambia solo il colore del panno. Adesso ho due pop di succhi. Ma porca. Mannaggia loro. Ho due cacciaviti. Cosa cazzo me ne faccio di due cacciaviti? È uguale. È completamente uguale. No, vabbè. Non so se si possono vendere queste cose. Magari le vendo su eBay. Adesso arriva quello bello. Perché, porca puttana, adesso devo... Perché me ne hanno dati due uguali? Vabbè. Adesso vediamo questo comunque. Quello della Super Street. Ok. No! No, cioè, questo qui mi serve un botto al lavoro. Leggete, Super Street, la borra... Madonna, no, questo qui mi serviva un botto. C'è una maglietta, che devo a maniche lunghe. SS. Super Street. Un altro da mettere qua dietro. Poi. Ah, c'è scritto Super Street qui.
Botto bello. Sono un botto fighi queste cose. Un altro air fresh della macchina. Un'altra carta. Figo comunque. Un adesivo enorme. Super. Poi c'è un magazine. Oh mio Dio. Super Street Magazine. Cos'è sta cosa? Ci sono delle cose dentro alle pagine. Vediamo. Super Street. Madonna! È tipo uno sconto dell'89% per avere questo per un anno. Cos'è? Super Street Old School addirittura, questo qui è nuovo. Che figata! C'è ancora un altro! Madonna! È troppo bello questa cosa! Non me l'aspettavo! Poi c'è una borsa. È una borsa questa, non sono abbastanza sicuro. Ah, ho capito! No, ok, aspetta, eh! È uno zainetto! Vedi? Vedete? È una cazzo di zainetto! È una figata pazzesca! Lo userò sicuramente ad andare ai rally, perché è molto comodo. Un altro poster della 240. Sì, della 240, dell'NSX. E boh, io credevo di spacchettare tre pacchetti, tre tuner crate, però me l'hanno portati due uguali e uno lo devo dare in regalo a qualcuno. Potrebbe essere un'idea, alla fine. Chiudiamo tutto, poi metto via la roba, mannaggia a me, ok. Nel complesso è molto figa la roba perché comunque ti danno roba da collezione, tipo la S2000 di Suki, è molto figa, è molto fatta bene anche. Poi le magliette, cioè, queste magliette sono troppo belle, sono troppo belle, in più quelle a maniche corte sono leggerissime e niente. Ah, l'altra settimana sono andato a vedere il salone dell'auto, no? A Torino. E chiedevo alla gente che c'era lì, agli agenti di polizia, a quelli del traffico, gli chiedevo: ma quand'è il Gran Premio, quello che fanno con tutte le auto sportive? E mi fanno: domani, ed era sabato. E ora ho detto: va bene. Io torno a casa perché intanto se era domenica, io no, cosa ci facevo lì? Cioè, sono andato per fare due foto, infatti le trovate su Facebook. Magari lascio il link nella descrizione. E si viene a scoprire il giorno dopo che era sabato il Gran Premio. Quindi io sono andato via per niente, cioè potevo fare un video con tutte le auto sportive e supercar. Che c'era anche una 177 della Aston Martin che era lì posteggiata. Infatti ho detto: ma sì, cioè, dovrebbe essere oggi la cosa. Invece no. Cioè, invece sì, però no. Sì, perché c'era, però no, perché non sono andato, perché c'erano dei coglioni che non sapevano nemmeno dove cazzo erano girati. E boom, io direi che possiamo finire qui il video. Speravo che ci fossero tre cose diverse, però evidentemente me ne hanno date due uguali. Ci sono rimasto un po' male, però avrò sbagliato io qualcosa sicuramente. Comunque mi sono abbonato per avere mensilmente, così almeno una volta al mese facciamo questa cosa. E niente, ci becchiamo. Bella.